Allora, adesso chiamiamo, adesso viene il bello della diretta. Adesso voglio chiamare Lalo Cibelli. Lalo! Lo chiami così? Lalo Cibelli! Scusa, Cibelli. Un po' di... Chiamo Lalo Cibelli! Allora, Lalo. Aspetta, finì. Parliamo un attimino, due secondi, così, insomma, prima di iniziare questo grande spettacolo, perché sarà un grande spettacolo. Beh, per me sì, l'abbiamo provato. Sei un grande artista, vogliamo dire che tu hai fatto tante cose con Lucio Dalla, La Tosca, con Frisina, La Divina Commedia a Roma. È un grande attore, un attore con una voce incredibile, ma lui è veramente un grande attore, Quindi su questo palco voi non potete immaginare questi artisti, ma sono veramente dei grandi professionisti. Ovviamente anche lui. Ma chi? Io non lo voglio. Io sono venuto qui solo per mangiare, l'ho detto e l'ho fatto. Allora, Lalo è una persona veramente eccezionale, lui è sempre qui presente tutti gli anni come tutti gli altri artisti. Però devo dire che tu hai una voce che trasmette una grande emozione. Io tutte le volte che ti sento parlare, non cantare, io già nel parlare mi sento il cuore che mi... Veramente, perché allora, sentite la voce la voce di Lalo quando dice pronto. Anzitutto noi cantanti abbiamo un motto che è anche molto vero, ricordatevelo. Siete voi che ci fate cantare. È il pubblico, senza il pubblico non esiste la melodia. È vero, la melodia è il bel canto. Un cantante canta bene quando lo si fa cantare bene. Quindi vi prego, fatemi cantare bene. Lalo Cibelli, vogliamo dire cosa ci proponi questa sera? Io forse vi interromperò. Facciamo tre brani facciamo delle composizioni, sono degli insiemi. Mi avvalgo della meravigliosa collaborazione di due splendidi artisti che sono i campioni internazionali di tango argentino. Sì, campioni del mondo. Sono due ragazzi, campioni del mondo, due ragazzi magnifici. Andrea Vighi e Chiara Benati, naturalmente. Ecco, con questi due meravigliosi ballerini di tango abbiamo creato questo piccolo spettacolo nello spettacolo. Sono tre arie famosissime da tre altrettanti musical molto famosi. Il primo, io impersonificherò il Conte Capuleti. Il Conte Capuleti. Giulietta e Romeo, specificamente. Giulietta e Romeo, Giulietta e Romeo francese. Canterò in francese. E quindi vedrete questi due ragazzi, Giulietta e Romeo, che balleranno e saranno la purezza estetica, formale, la purezza dell'amore. Lo sbocciare della purezza. Ecco. Bene, a voi signori Lalo Cibelli e naturalmente Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni del mondo! Dunque, qui se non è ancora partita la base... Avoir une fille, un petit opale, deux yeux qui brillent, un pot si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une pipe virtueuse avant ses gars. Avoir une fille, un corps de sable, cadeau des dieux, cadeau du diable. Avoir une fille, c'est faire un crime, pour le coupable et la victime. Avoir une fille, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est les fruits de mes vingt ans, et j'ai mon vie, tu sais ça. Avoir une fille, c'est trembler de peur, je l'ai maquis pour un menteur. Avoir une fille, c'est plus jamais traiter les femmes
comme je le fais, avoir un fiché laissant le regard sur leur rêve et leur victoire. Et quand viendra le jour où l'on veut me prendre ma vie et tu m'appelles monsieur, alors ce jour et pour toujours, je fermerai à double tour mon cœur qu'il ne deviendra sourd. Avoir une fille, c'est continuer à espérer, de croire encore que quand viendra le jour de ma mort, elle prendra ma vie et m'appelle à monsieur. Ceux de ton ciel, c'est lui ou celle qui sont autour, et par l'amour viendra le cœur si on se loue. Avoir une fille, un petit opale, deux yeux qui brillent, un peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire un cri, tous les coupables et la victime. Avoir une fille, avoir une Chiara Venati e Andrea Vighi. Il secondo, grazie di questo applauso meraviglioso. Il secondo, la seconda aria, il secondo tema dominante è preso dalla Divina Commedia. La Divina Commedia e parla di quando le anime, non appena morte, arrivano al cospetto del grande, terribile traghettatore di anime, che è Caronte, e li porta da una parte all'altra del fiume satanico della Caronte. Le anime che arrivano non sanno ancora di essere morte, hanno ancora questi strattoni di vita, che li porta a credere che questo sia una finzione. Non sanno ancora, sono increduli. E Caronte, dall'alto della sua demoniaca presenza, dice: guai a voi, anime prave, in questa terribile abanera scritta dal Monsignore Marco Frisina nella Divina Commedia, l'opera. Oh.
vendeste il cuore per oro falso, cercando ciò che non sazia, ciechi che non vedete, chi tende la sua mano, chi disperato chiede a voi un segno di speranza. Gente perduta senza pietà, la vostra vita senza l'amore, ora la morte viene per voi, il regno delle tenebre. Credete sempre indifferenti al mondo, cercando solo felicità, avete perso tutto. Gente perduta senza pietà, la nostra vita senza l'amore, ora la morte viene per voi, il regno delle tenebre. Ecco qui, grazie degli applausi e del sostegno. E la terza e ultima aria, per quanto riguarda per questo momento, dopo voi ci vedrete dopo in altre situazioni, è un'aria presa da quel pazzo visionario di questo regista famoso australiano che si chiama Baz Luhrmann. E per la prima volta, tra l'altro, un film importantissimo che in tanti di voi forse avranno visto. Da un film è stato ricavato un musical importante. Sto parlando di Moulin Rouge, uno squattrinato scrittore. Alla fine dell'Ottocento si trova in questa Parigi decadente, meravigliosa, e si innamora della prima ballerina del Moulin Rouge, condannata alla morte da una malattia che a quei tempi funzionava molto spesso e che condannava indissolubilmente, inevitabilmente, alla morte. Fra di loro c'è un amore incredibile. E io in questo momento impersonificherò il gestore, il padrone marcio, laido, terribile, il padrone del Moulin Rouge, che non vuole perdere la sua ballerina preferita, perché è la ballerina che gli consente di guadagnare dei soldi. Ecco qui. Allora, in questa splendida rielaborazione di un capolavoro di Sting, che si chiama Roxanne, da Moulin Rouge, ancora Chiara Benati e Andrea Vighi. Roxanne,
You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. Kisses upon your face, kisses upon your hand, his lips caress your skin. This morning I can bear. Roxanne, why does my heart cry? Feeling like twilight, you just leave me, just don't deceive me, and please believe me when I say I love you. I will drive you. I will drive you. Me dejaste como una paloma. El alma se me fue el corazón. Y ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer. Que no te vendas, Roxanne. Que no te vendas, Roxanne. Que no te vendas, Roxanne. Finite. Andrea Vighi, Chiara Benati, Lalo Civelli, Lalo, grande, grazie. E adesso l'applauso continua per Umberta Conti. Thank you.
strange. I've seen her face before. See him hanging around my door. Like a host cheating for the prey. Light a night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footstep, he can just trust. Rainy nights, on Hudson Boulevard. There is a music waiting for the bars. Tu cherches quoi? Rencontrer la mort. Tu te prends pour quoi? Toi aussi, tu détestes la vie. Grazie infinite, Totò Grimaldi, Chiara Benanti, Tony Fernandez, Totò Grimaldi e naturalmente in grande Lalo Cibelli. Grazie infinite. Grande, grande, grazie veramente di cuore per l'emozione che ci avete trasmesso. Veramente.